Brillante nel terzo set, solo in parte nel quarto. Lì si è vista la vera Unete Yamamai, busto Arsizio, ma non è bastato. Sì, perché la Dinamo Kazan è riuscita a prendersi in Russia, a casa propria, una fetta della finale di Coppa Chev, 3-1 nella gara d'andata, senza giocare, però un match sensazionale. Nonostante la sconfitta, è una finale alla portata della squadra di Marco Mencarelli. Busto, quando ha ricevuto bene e con la buona distribuzione di Noemi Signorile, che ha messo gli attaccanti in grado di risolvere le giocate, ha mostrato di essere alla pari con la Dinamo Kazan. Dentro, fuori, tra Martinez e Fiorin, con la giovane greca Antti Vasilantonaki, brava a mettere giù tanti palloni. Alte percentuali anche per le centrali, sopra il 60%, sia Federica Stufi che la ragazzina arrivata dal Club Italia, Beatrice Berti. Per lei anche tre muri. Due set troppo morbidi e terzo grintoso. E lì il braccione di Valentina Diouf si è messo bene in evidenza. L'opposta è stata la migliore con 23 punti, un ace e un block-in, in una serata che, senza troppi errori e leggerezze, si sarebbe potuta concludere molto meglio. Nonostante le bordate della bulgara, vecchia conoscenza scudetta a Bergamo, Elisa Vasileva, vera fuoriclasse, Busto il miracolo può ancora farlo. Sabato prossimo, infatti, il ritorno. Con una vittoria può sperare nel Golden 7 davanti al tutto esaurito del Pala Yamamai, provare così a riportare la Coppa a casa, una Coppa che manca dal 2011-2012.